Bene, oggi quindi abbiamo detto che continuiamo e auspicabilmente completiamo il discorso che abbiamo iniziato ieri sulla turbolenza. Allora, ieri abbiamo visto il flusso sulla Stratiana come esempio pratico per discutere della, diciamo così, del profilo di velocità nello strato limite in termini di y plus e u plus, cioè distanza dalla parete e velocità adimensionalizzate. Ora c'era un altro aspetto da molto importante, perché poi da questo aspetto che vi spiegherò adesso derivano i differenti approcci di modellazione dei fenomeni turbolenti, ed è un approccio noto come cascata di energia. Ora vi spiego in breve cosa si intende. Allora, per capire bene, possiamo sì, ma sì, continuiamo tranquillamente a fare riferimento al caso della Lastrapiana, senza problemi. Quindi di solito abbiamo questo profilo che a un certo punto diventa completamente turbolento con dei rimescolamenti sullo strato laminare, buffer layer e così via, come abbiamo detto ieri. Ora, una volta che siamo nella zona completamente turbolenta, abbiamo detto ieri all'inizio lezione che ci potremmo osservare una serie di vortici di dimensioni diverse e caratterizzati da tempi caratteristici diversi, cioè da frequenze differenti. I vortici più piccoli, che sono quelli più veloci, avranno delle dimensioni attese dell'ordine, classici problemi ingegneristici, dell'ordine del decimo o del centesimo di millimetro, quindi immaginate piccolissimi, e delle frequenze dell'ordine dei 10 kHz, abbiamo detto ieri. Quindi sono piccolissimi e velocissimi. Ma la domanda è, poiché questo meccanismo di, diciamo così, nascita, crescita e mantenimento della turbolenza rimane poi nel tempo, ci chiediamo com'è possibile che questi vortici permangano, si formano, poi svaniscono, si riformano di nuovo, eccetera. Com'è possibile che questo processo continui, nel senso, dove prende l'energia il vortice per formarsi, per crescere, dove poi va a finire l'energia quando il vortice magari scompare? Cioè, quali sono, in altri termini, gli scambi di energia in un moto vorticoso, tempo variante e tridimensionale? Allora, sulla base di queste osservazioni, come vi dicevo, vengono impostate alcune strategie di modellazione della turbolenza, e in particolare definendo il numero di Reynolds dei vortici come il prodotto tra la velocità caratteristica dei vortici che chiamo teta per la dimensione caratteristica dei vortici che chiamo L diviso la viscosità cinematica. Quindi questa è velocità caratteristica del vortice, mentre questa L qui è la dimensione caratteristica del vortice. Ovviamente osserviamo che vortici di differenti dimensioni avranno differenti velocità caratteristiche e avranno differenti valori del numero di Reynolds associato. Se iniziamo dai vortici più grandi, quelli che schematicamente abbiamo rappresentato qui in questo modo, possiamo osservare che nel caso dei vortici più grandi, intuitivamente, già che questi vortici interessano, come dire, uno spazio la cui dimensione caratteristica è paragonabile alla dimensione caratteristica del problema, e già che si muovono di fatto estraendo energia dal moto medio, avranno come dimensione caratteristica e come
velocità caratteristica, rispettivamente la dimensione caratteristica del problema come ordine di grandezza e la velocità caratteristica del problema. Quindi nei vortici più grandi il Reynolds vorticoso del vortice, non vorticoso, è circa uguale al Reynolds del problema, che è molto maggiore di 1. Quindi avranno un Reynolds molto elevato, perché il problema è evidentemente turbolento. Quindi se due Reynolds sono paragonabili, allora vuol dire che il Reynolds dei vortici più grandi è molto molto elevato. Allora che cosa succede? Innanzitutto questi vortici più grandi estraggono energia, come vi ho detto, dal moto medio, perché se qui andiamo a vedere il moto medio, che sarà qualcosa del genere, questi vortici subiscono un fenomeno cosiddetto di vortex stretching, allungamento del vortice, dato dal fatto che il vortice interessa zone caratterizzate da velocità differente. Quindi questo vortice viene allungato e attraverso questo meccanismo di vortex stretching il moto medio compie lavoro sul vortice e trasferisce lavoro, energia sostanzialmente, al vortice, il quale quindi vive, se vogliamo utilizzare questo termine, a spese del moto medio attraverso il lavoro di vortex stretching, di allungamento del vortice. Ma questa relazione che abbiamo appena trovato, cioè il Reynolds di questo vortice grande è molto grande, ci dice anche che dal momento che il Reynolds è il rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose, questi vortici grandi saranno dominati dalle forze di inerzia. Cioè di fatto questi vortici grandi saranno, con buona approssimazione, inviscidi. Il fatto che sono dominati dalle forze di inerzia ha due conseguenze importanti. La prima è che questi vortici non dissipano, con buona approssimazione, l'energia che ricevono dal moto medio attraverso il vortex stretching, dicevo, non la dissipano per effetti viscosi, perché chiaramente le forze viscose sono trascurabili se il Reynolds è grande, quindi conservano di fatto il momento angolare. Quindi, in altri termini, se loro non dissipano energia, conservano la velocità di rotazione se la loro forma non cambia. Ma dal momento che questi vortici vengono allungati, deformati dal moto medio, lì dove il raggio diminuisce la velocità di rotazione deve aumentare, appunto perché sono inviscidi, giusto? Ora, questo fatto che alla diminuzione del raggio aumenta la velocità di rotazione è il meccanismo di fatto che questi vortici, diciamo, utilizzano per trasferire energia a vortici via via più piccoli, ok? L'altra conseguenza di quanto abbiamo detto è che, quindi, una, sono inviscidi, la seconda è che, essendo dominati dalle forze di inerzia, non sono isotropi, cioè questi vortici sono direzionali, diciamo così. Le loro caratteristiche dipendono dalla direzione, va bene? Perché sono dominati dalla convezione, se così vogliamo dire. Allora, che cosa sto cercando di dirvi? Questa cosa è facilmente intuibile se pensate all'equazione del moto, va bene? Se pensate all'equazione del moto, abbiamo un primo termine, che è il termine che abbiamo detto essere convettivo, è il secondo termine che è diffusivo. Allora, il primo termine è un termine che descrive il trasporto, il secondo termine è la diffusione. Ora, se la diffusione è descritta da un operatore laplaciano, nel caso per esempio della conduzione era laplaciano della temperatura, nel caso della quantità di moto è laplaciano della componente della velocità UV e W. Quindi, se voi, diciamo, fate un paragone, una similitudine tra un campo di temperatura
è un campo di velocità, quando quest'ultimo è dominato dalla diffusione, diciamo così, si comporta in maniera più vicina alla conduzione, perché il termine diffusivo al secondo membro vince sul termine convettivo al primo membro. Ok? La diffusione, dominata da un'equazione di tipo laplaciana, laplaciano di t uguale a 0, è tale che se K, se il mezzo è isotropo, che se io genero energia in un volume in un certo punto, questa energia diffonderà in tutte le direzioni in maniera così uniforme, capite? Il trasporto invece, qual è il caso estremo di trasporto? È il caso in cui abbiamo una corrente, un fiume per esempio veloce, e noi andiamo a buttare un sasso in questo fiume. Se l'acqua si muove in maniera molto veloce, allora possiamo fare una similitudine tra il fatto che quando buttiamo il sasso si creano quei cerchi, no? Che si allontanano, e chiaramente questi cerchi tenderanno ad allontanarsi dal punto di impatto tra il sasso e la superficie in maniera uniforme se e solo se l'acqua è ferma. Ma se è in moto, noi nemmeno ci accorgiamo di questi cerchi, perché subito il tutto viene trasportato a valle. Ed è un fenomeno assolutamente direzionale, no? Legato alla direzione del campo di moto. Qui avviene praticamente la stessa cosa, perché per questi vortici grandi vince il primo termine, che è direzionale, quindi questi vortici seguono il moto, si allungano nella direzione del moto, un po' come avviene alle increspature della superficie dell'acqua che viene trasportata dalla corrente. In questo senso non sono isotropi. Quindi abbiamo detto che questi vortici grandi estraggono energia dal moto medio attraverso la deformazione del vortice stesso. Vortex stretching sono vortici inviscidi e anisotropi, quindi direzionali. Trasferiscono energia a vortici via via più piccoli, e questi vortici via via più piccoli avranno un numero di Reynolds via via più piccolo. Questo processo di trasferimento di energia dai più grandi ai più piccoli si chiama cascata energetica. Ma questa cascata energetica non avviene all'infinito. A un certo punto ci sarà un vortice che determinerà la fine di questa cascata, ed è il vortice più piccolo che io posso pensare di avere, al di sotto del quale non ce ne saranno altri. Questo vortice più piccolo dovrà essere caratterizzato da un numero di Reynolds di ordine di grandezza unità. Perché quando il numero di Reynolds del vortice diventa circa pari a 1, questo significa che le forze di inerzia e le forze viscose sono confrontabili. In altri termini, l'energia che questo vortice riceve dai vortici che si trovano sopra di lui verrà completamente dissipata per effetti viscosi, e quindi non avrà più per darla un vortice più piccolo, capite? Quindi il vortice più grande non dissipa praticamente nulla, trasferisce a vortici via via più piccoli. I vortici via via più piccoli, avendo un numero di Reynolds via via decrescente, dissiperanno una parte della loro energia per effetti viscosi e un'altra parte la daranno ai vortici ancora più piccoli, finché arriviamo al più piccolo possibile, che ha un Reynolds circa 1, che sostanzialmente dissipa tutta la sua energia per effetti viscosi. Quest'ultimo vortice, a differenza, quindi più piccolo, a differenza del più grande, è un vortice isotropo. Perché in questo caso la parte di trasporto è piccola rispetto alla parte di diffusione, perché vince la viscosità. Quindi vince il termine mu derivata seconda di u su dx quadro, per intenderci. Se vince questo termine, che è un termine tipo laplaciano, il comportamento sarà più vicino a quello della conduzione, per intenderci. Quindi
facendo riferimento al caso del sasso buttato nell'acqua, sarà più vicino al caso del sasso buttato in uno stagno dove l'acqua è ferma. E quindi osserveremo questi anelli concentrici che si allontanano in tutte le direzioni alla stessa maniera. Bene, ora questi vortici più piccoli, isotropi, velocissimi e piccolissimi, sono loro che hanno le dimensioni dell'ordine del decimo o centesimo di millimetro e sono caratterizzati da frequenze di oscillazione dell'ordine dei 10 kHz. Questo ci fa capire che quando un problema è turbolento, da che era magari nel regime laminare, da che era magari stazionario e bidimensionale, diventa tridimensionale e stazionario, ma volendo catturare tutte le caratteristiche del moto, dovrei essere in grado di catturare con la mia griglia computazionale anche vortici più piccoli. Quindi dovrei fare una griglia fittissima, per giunta tridimensionale, e dovrei risolvere il problema tempo variante con dei time step piccolissimi. Allora capite che dal punto di vista computazionale affrontare il problema in questo modo, che pure si fa, ma in caso estremamente semplice ed esclusivamente dell'ambito della ricerca, affrontare il problema in questo modo, il quale approccio si chiama Direct Numerical Simulation, simulazione numerica diretta e basato sul principio semplicissimo dal punto di vista intuitivo, cioè le equazioni del moto per un flusso turbolento continuano a valere. Il problema è che io non le so risolvere catturando quelle scale di lunghezza e quelle scale di tempi. Ok? Questo è il vero problema, perché continuano a valere, ma sono tridimensionali, tempo varianti, e la dimensione caratteristica abbiamo detto che è piccolissima, il tempo delta t è piccolissimo e così via. Ma se continuano a valere, allora questo significa che se io effettivamente fossi in grado di catturare queste dimensioni e questi intervalli di tempo, potrei risolvere le equazioni direttamente per ottenere il campo turbolento, giusto? Appunto, Direct Numerical Simulation. Ma questa cosa, ripeto, si fa solo in casi estremamente semplici, perché richiede delle risorse computazionali enormi che, diciamo, ad oggi non sono ancora disponibili. Insomma, la Direct Numerical Simulation ad oggi è limitata a casi veramente semplici esclusivamente nell'ambito della ricerca. Pensate se in ambito industriale, per un problema di tipo, flusso in un condotto turbolento, dovessimo proporre la Direct Numerical Simulation, sarebbe improponibile, anche perché per studiare magari un problema che dura un minuto, considerando una frequenza di 10 kHz, pensate quanti passi temporali dovrei fare, cioè sarebbe assolutamente improponibile. Ma a parte questo, allora a questo punto ci chiediamo come faccio a modellare un problema turbolento, già che abbiamo capito che dal punto di vista della descrizione completa io non ho la possibilità di descrivere in maniera completa e dettagliata un problema di questo tipo. Allora, rifacendo un attimo un passo indietro, questo è il motivo per cui ieri vi dicevo, guardate, seguendo i tre passi di proposti da Newton, analisi, sintesi, flessione, per un flusso laminare non ci sono problemi, ci riusciamo. Per un flusso turbolento, quando arriviamo qui, ci rendiamo conto che non siamo in grado di descrivere effettivamente con un modello matematico risolvibile, tutto quello che avviene nel dettaglio. Perché io dico, va bene, sì, è descritto dalle navi Stokes, ma non le so risolvere, quindi questo modello non può essere utilizzato per una previsione, capite? Questa è la vera difficoltà. E allora come facciamo? Beh, sfruttiamo il fatto che, come abbiamo visto ieri, una grandezza turbolenta oscilla continuamente nel tempo e il suo comportamento
oscillatorio lo possiamo vedere come oscillazione attorno a un valore medio, per cui questa grandezza diventerà somma di un valore medio, che chiamo φ grande, e una quantità, diciamo così, oscillante, che chiamo φ'. Di conseguenza φ di t sarà pari a φ grande, che non dipende più dal tempo, più φ' che invece dipende dal tempo. In ambito industriale ci si accontenta, tra virgolette, di descrivere il campo medio e non di descrivere nel dettaglio tutte le oscillazioni turbolente del campo. Chiaro però che queste oscillazioni ci sono e quindi io devo in qualche modo tenerne conto. Ok? Perché, come abbiamo detto ieri, le oscillazioni, i vortici presenti in un moto turbolento non fanno altro che amplificare enormemente il trasporto di massa, di quantità di moto e di energia. Ok? Quindi questa amplificazione del trasporto delle grandezze di interesse c'è e io la devo considerare nella motivazione. Allora, se passo al campo medio e vado quindi a mediare questa φ di t, la grandezza mediata la indico con φ barrata, diciamo così, dove la media è matematicamente definita da integrale da 0 a delta t per 1 su delta t il φ di t in dt, quindi sto prendendo un intervallo di tempo sufficientemente ampio da poter ritenere che questa media sia rappresentativa. Dal punto di vista pratico, che cosa significa? Significa che se prendo un intervallo di tempo più grande, il valore medio non cambia. Questo sarà pari alla media di φ medio, e quindi φ, più φ' di t medio. Allora, questo è uguale a φ, perché la media, la media, cioè quello è un valore costante, φ grande, quindi se ne vado a fare la media sempre φ grande ottengo, mentre φ' mediato, già che φ' è la differenza rispetto al valore medio φ grande, la sua media sarà chiaramente pari a 0. Quindi di fatto, se io vado a mediare la φ di t, ottengo φ grande. Bene, ora questa cosa ovviamente si può applicare anche al campo di velocità, per cui la velocità u, che sarà una funzione del tempo, chiaramente in regime turbolento, sarà pari a una u grande, campo di velocità medio, più delle componenti fluttuanti u primo. Ovviamente sono tutti vettori, quindi c'è la componente u, v e w. Quando vado a fare evidentemente la media di u primo di t, questa è pari a 0, ma la turbolenza in effetti sta qua dentro, nella componente oscillante, gli effetti della turbolenza sono qua dentro. E allora per questo motivo ci si riferisce di solito alla U primo, allora in termini di φ, che forse è più semplice perché è una grandezza scalare, ci si riferisce alla media quadratica, cioè primo RMS che è uguale alla radice 1 su delta t di integrale tra 0 e delta t di primo di t al quadrato in dt, e questo è evidentemente φ' al quadrato mediato. Questo φ' RMS non è 0 evidentemente, ed è una grandezza importante perché ovviamente ci permette di quantificare la componente oscillante, quindi gli effetti della turbolenza, e nel caso di un campo di velocità la relazione un mezzo
della componente U oscillante al quadrato più V' al quadrato più W' al quadrato, questa è proprio l'energia cinetica turbolenta. Quindi maggiore sarà la turbolenza, maggiore sarà il valore di questa energia cinetica turbolenta, perché maggiori saranno i valori di U' RMS, U' RMS e così via. L'altro aspetto molto importante legato a questa definizione qui è che quando vado a caratterizzare sperimentalmente un flusso turbolento, misuratori come per esempio un anemometro a filo caldo, che voi adesso nel corso di misure penso avete già visto, okay? Un anemometro a filo caldo, se immagino di misurare queste oscillazioni rispetto a un valore medio, non è che quando ho un'oscillazione in positivo mi dà un'uscita in positivo e quando ce l'ho in negativo mi dà un'uscita in negativo, per cui alla fine se faccio la media mi viene zero. No, l'anemometro dà sempre un valore positivo, indipendentemente dalla direzione del flusso, ovviamente immaginando che il flusso sia normale al filo caldo. Questo significa che l'anemometro ha l'effetto di riaddrizzare tutti questi picchi negativi rendendoli positivi. In altri termini, una misura anemometrica mi fornisce già il valore di questo phi RMS. Capite? Quindi con misure di quel tipo io posso di fatto, almeno localmente, andare a misurare l'energia cinetica turbolenta. Con altri sistemi, perché vi ho detto, non ricordo se la settimana scorsa quando abbiamo parlato della PIT, una misura anemometrica è una misura locale, però quando invece utilizzo un sistema non invasivo che mi permette di ottenere misure di campo come la PIB, che cosa faccio? Io scatto tante immagini. Se ricordate, vi ho detto che io ne utilizzavo da 250 a 500 mediamente, perché una volta che ho tante immagini che rappresentano il campo di moto istantaneo, quindi un campo che oscillava, vi ricordate, vi ho fatto vedere quel video che oscillava, poi ne faccio la media, quindi ho la velocità media, e a quel punto rispetto a quella media, con un post processamento, riesco a valutare le componenti oscillanti direttamente, ma io lì ho già tutto, perché ho tante immagini del campo istantaneo, quindi posso trovare la media, la differenza della velocità rispetto alla media sarà la componente oscillante, e quindi posso valutare l'energia cinetica turbolenta direttamente, capite? Questa energia cinetica turbolenta è legata alla velocità di riferimento attraverso una grandezza che si chiama intensità di turbolenza e che è definita in questo modo. Queste sono due grandezze, l'energia cinetica turbolenta e l'intensità di turbolenza, che quindi saranno ricorrenti quando si parla di un flusso turbolento e della sua modellazione. Bene, se queste sono le premesse e se abbiamo detto che in realtà io posso descrivere questo problema ancora con l'equazione di Navier-Stokes, che in forma vettoriale posso scrivere in questo modo: divergenza di U uguale a 0 è la conservazione della massa, rho la componente U della velocità, la componente U della, la componente X, scusatemi, dell'equazione di conservazione della quantità di moto, rho de U sub T più la divergenza di U vettore U uguale meno dp su dx più mu divergenza
di gradiente di U lungo Y rho del V su del T più la divergenza di un vettore B uguale a meno del T su di Y più mu divergenza gradiente di B e infine rho dello più Q su del T più la divergenza un vettore lo più V uguale a meno del T su del Z più mu divergenza del gradiente di W ce li hanno qui sulla destra. Quindi queste equazioni qui continuano a valere e quello che voglio fare io è descrivere, come abbiamo detto, il modo medio, perché questo è quello che si fa di fatto in ambito industriale. Queste equazioni vengono a questo punto mediate alla Reynolds, cioè il processo che utilizziamo per mediare le equazioni è basato sulla definizione di grandezza media che abbiamo visto prima. Però prima di mediare queste equazioni osserviamo che se A e B sono due grandezze che posso scomporre nel valore medio e nel valore fluttuante in questo modo. Ora io nel caso di B elimino la ripetizione dal tempo per avere una maggiore snellezza nella scrittura. Allora, chiaramente quello che osservo è che A medio sarà pari ad A e B medio sarà pari a B, A grande e B grande, evidentemente. Quando vado ad applicare gli operatori tipo divergenza di A, questa sarà pari alla divergenza di A. Quindi vado a mediare l'intero operatore. Questo sarà pari alla divergenza di A mediato, che è pari quindi alla divergenza di A grande mediato più la divergenza di A primo mediato, perché A lo posso scomporre in A grande più A primo. Ma A grande mediato è sempre pari ad A grande, come pure B grande mediato è sempre pari a B grande, valore medio di valore medio, mentre A primo mediato è pari a 0 e B primo mediato è pari a 0, per quanto abbiamo detto prima. Di conseguenza la divergenza mediata di A sarà pari alla divergenza di A grande mediato, cioè la divergenza di A grande sostanzialmente. Se invece voglio fare la divergenza del gradiente di A, la parola invece non ci sta bene perché non cambia nulla, diventa divergenza del gradiente di A grande per quanto abbiamo detto prima, secondo lo stesso identico procedimento. La parola invece sta bene adesso, perché se invece voglio fare la divergenza di A per B è il tutto mediato, questo sarà pari a la divergenza di A grande B grande mediati, e chiaramente la A grande per B grande mediati fanno A grande per B grande, più la divergenza di A primo per B primo mediati. E questa volta, se qui il segno di media lo posso togliere, per quanto abbiamo detto prima, perché ovviamente A grande lo scrivo qua, A grande per B grande mediati è pari sempre ad A grande per B grande, questa quantità qui questa volta è diversa da zero, perché singolarmente ovviamente se faccio la media di A primo, B primo fa zero, ma la media del loro prodotto non è detto assolutamente, anzi non fa zero. Ok? Ci siete? Bene. Adesso se applico
questa media alla Reynolds a tutti i termini delle equazioni del moto, in questo modo qua, ok, vado a mediare tutti i termini, che cosa ottengo? Lo scriviamo qui, la divergenza di U diventa divergenza di U medio vettore, per quanto abbiamo detto, abbiamo scritto qua, che è uguale a 0, quindi l'equazione di conservazione della massa non cambia formalmente, invece di avere la componente istantanea ho la componente media, ma formalmente non cambia. Per quanto riguarda invece l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo x, questa diventa rho, il primo termine diventa du grande su dt, semplicemente, come operatore. Il secondo termine invece diventa divergenza di u grande vettore per u grande più la divergenza di u primo vettore per u primo, tutto mediato, perché questo termine abbiamo detto che non è più pari a zero, giusto? Abbiamo scritto là uguale, continuo qui, meno derivata della pressione mediata rispetto a x più mu, che moltiplica la divergenza del gradiente di u grande, ok? Applicando le regole per mediare vari termini che abbiamo scritto un minuto fa lì. Bene, poi ci saranno l'equazione lungo x e l'equazione lungo y, che non scriviamo, per il momento è sufficiente fare riferimento a questa, e osserviamo che confrontando visivamente questa equazione con quella, dal punto di vista formale ci sono tutti i termini che ci sono qui, con la differenza che in questo secondo caso sono scritti per il valore medio della velocità, e c'è però un termine in più, che è questo, ok? E questo termine in più è un termine legato alla turbolenza, alle oscillazioni. Dove si trova questo termine in più? Al primo membro. È uguale a quale dal punto di vista formale? A questo termine qui. Questo termine che rappresenta il trasporto. Quindi questo termine è di fatto un trasporto. In un flusso turbolento il trasporto delle quantità infatti viene amplificato. C'è una, cioè vedete, una quantità in più di trasporto legata alle oscillazioni turbolenti. Ora, questo significa che se vado ad esplicitare queste equazioni, immediate, ottengo questo. L'equazione di conservazione della massa diventa du grande su dx più du grande su dy più du grande su dz uguale a 0. Stiamo parlando di un fluido incomprimibile, no? Non credo sia necessario stare qui a ribadirlo. Poi l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo x, rho du su dt più rho, che moltiplica, lasciamola così per adesso, divergenza di u grande per u, mentre l'altro termine è rho, che moltiplica, allora qui abbiamo derivata di u al quadrato rispetto a x più
derivata di u', di u' al quadrato rispetto a x mediato, chiaramente. Ok. Più derivata di u' di primo mediati rispetto a y, più derivata di u' costo di u' mediati rispetto a z, uguale meno del pi grande su dx più mu, e qui vabbè abbiamo derivata seconda di u rispetto a x più derivata seconda di u rispetto a y più derivata seconda di u rispetto a z. Ok? E ovviamente ci saranno gli altri termini. Ora, questi termini ρ, ui, uj, primo, mediati, sono chiamati, anzi meno ρ, sono chiamati sforzi di Reynolds. E ciò che si fa è portare questi sforzi dall'altra parte, questi sforzi di Reynolds, che in realtà non ci dimentichiamo che sono, rappresentano di fatto un trasporto, si portano dall'altra parte e avremo quindi qui un qualcosa del tipo più dei tau xx su dx più de tau xy su dy più de tau xz su dz, dove questi sono gli sforzi di Reynolds, ovvero questo è meno ρ u' al quadrato mediato, questo qui è meno ρ u' di primo mediati, mentre questo qui è meno ρ u' doppio u' mediati. Va bene? Ovviamente il fatto di avere questi termini in più significa che l'uomo y avrò più delta u xy su dx più delta u yx su dy più delta u yz su dz, e lungo z avrò delta u xz su dx più delta u yz su dy più delta u zz su dz. Ovviamente, tanto per completare la trattazione, non tutti questi sforzi saranno incogniti, ma solamente sei di loro, cioè questi tre che ho già rappresentato. Poi sarà incognito questo sforzo, che è ρ di primo doppio v' mediati, questo sforzo qui, che è meno ρ doppio v' al quadrato mediato, e questo sforzo qui, che invece è meno ρ v' al quadrato mediato. Ebbene, questi sei sforzi in queste equazioni che abbiamo riscritto per il moto medio e che si chiamano equazioni mediate alla Reynolds, questi sei sforzi, ripeto, turbolenti, rappresentano di fatto sei incognite aggiuntive per il mio problema. In altri termini, vi sto dicendo che queste equazioni qui, se adesso le volessi applicare ad un flusso laminare, che cosa succederebbe? Che tutti questi sforzi diventerebbero pari a zero, perché il flusso non oscilla, quindi tutti spariscono, e riottengo nello spazio tridimensionale quattro equazioni, nelle quattro incognite pressione, U, V e W. Quindi il problema è chiuso, si può risolvere.
poi diventa turbolento. Questi sforzi non sono più zero. Io ho ancora solo 4 equazioni, ma le incognite da 4 sono diventate 4 più 6, cioè 10. Il problema non è chiuso, non è risolvibile, almeno per il momento. Ok? Bene.